Sembra essere positivo il bilancio risultato dalla riunione di ieri pomeriggio al CONI tra società del Cosenza Calcio, amministratori provinciali e comunali ed una delegazione di ultras riguardo ai progetti per il centenario. Dopo uno scambio di opinioni tra le parti, il presidente Eugenio Guarascio, senza mezzi termini ed in maniera schietta, ha chiesto ai due enti rappresentati dagli assessori Carmine Manna per il comune e Pietro Lecce per la provincia un aiuto economico per far sì che il 24 febbraio 2014 la città di Cosenza possa festeggiare degnamente questi 100 anni di storia calcistica. Da parte degli assessori la disponibilità è sembrata massima, ma bisognerà presentare i progetti per poter far seguire alle parole i fatti. Dall'altro canto, gli ultras, per non correre i rischi, cammineranno per fatti loro insieme alle associazioni nate proprio in vista dell'evento. Il presidente non ha soldi da investire per il 24 febbraio e dunque ha chiamato in causa province e comune per farsi dare un supporto serio. Dobbiamo tentare di fare una sintesi per essere il più concreti possibili, perché il centenario sta per arrivare. Chiaramente abbiamo fatto una serie di incontri, propositi, buoni propositi ci sono. La società Cosenza Calcio chiaramente ne ha tantissimi, però come tutte le cose, per poter camminare c'è bisogno delle gambe, e le gambe praticamente significano risorse e significano anche impegni puntuali proprio per poter organizzare, per poter diciamo dare le risposte dovute. Per quanto riguarda gli ultras, unici a non chiedere soldi, anche loro hanno espresso le loro idee e i loro progetti. Noi quello che chiediamo, ovviamente, diciamo, non è una novità, è che la curva praticamente venga un attimino ridotta, perché così mi collega al discorso di Totolino. Quello, il nostro futuro sono i ragazzi, dobbiamo far innamorare i ragazzi, riaccendere la passione verso le persone che non sono più venute o che non vengono. Avere lo zoccolo duro della provincia, e con questo col presidente, l'amministratore delegato, ci siamo resi promotori di andare anche nella provincia a cercare un attimino di svegliare la situazione. Abbiamo dato la nostra disponibilità per cercare, insomma, un attimino di smuovere le acque. Insomma, come dicevamo inizialmente, il bilancio è positivo. Toccherà alla società presentare per tempo i progetti da mettere in atto in modo da avere il supporto economico dei due massimi enti della città. Non poteva mancare anche il riferimento alla squadra, che in questo periodo sarà protagonista, visto che dal 3 gennaio si aprirà il mercato. Su Calderini, Guarascio è stato chiaro: per noi resta. Se poi il calciatore vorrà avvicinarsi a casa, sarà un problema suo. L'intelaiatura non sarà smantellata, al contrario, si penserà a puntellarla con innesti intelligenti.